Svizzera. Riserva idrica d'Europa. 150 miliardi di metri cubi di acqua sotto i nostri piedi. Ma al supermercato cosa troviamo? Acqua norvegese. Si chiama Voss. Costa 7 franchi e 80 al litro da Migros. A questo punto abbiamo bisogno di uno specialista. Lui è Giorgio Temporelli. L'acqua è il suo pane quotidiano. Noterà delle differenze tra l'acqua del sindaco e l'acqua norvegese? Ma la differenza non è molto forte, ma da consumatore direi che la B la preferisco, anche se, ripeto, non ci sono differenze proprio sostanziali, però è un pochino più saporita e quindi preferibile. Il nostro esperto preferisce l'acqua Voss, anche se di poco. Quasi un pari merito, confermato dai dati delle due acque. Non si rivelano delle grosse differenze, sostanziali differenze di composizione. Sono entrambe acque leggere. Paragoniamo ora l'acqua norvegese con l'acqua Ciara Nostrani del Ticino. Venduta a 50 centesimi al litro da Migros. Viene dal Monte Tamaro. Fa pochi chilometri. Il contenuto totale di sali di questa è 40 mg litro. E di questa abbiamo visto essere 44 mg. Quindi sono due acque che dal punto di vista delle caratteristiche di composizione sono praticamente identiche. Hanno un contenuto salino totale modesto, entrambe sono due acque leggere, minimamente mineralizzate, certo, indistinguibili. Però, insomma, cioè lei mi sta dicendo che queste due acque qua sono uguali? Praticamente sì. Con l'unica differenza che questa acqua è locale. Una differenza che però in termini ambientali conta parecchio. Insomma, alle acque locali non sembra mancare nulla. Buone e a chilometro zero.